Una volta catturato, Jin disse a Big Boss che grazie al Successor Project loro due potevano considerarsi fratelli, in quanto anche lui discepolo di The Boss. Disse a Big Boss che la CIA stava pianificando di cedere il Metal Gear ai russi, in modo da renderli di nuovo temibili e continuare così la guerra fredda. Infatti l'economia sovietica aveva fallito, gli americani avevano ormai vinto la guerra fredda e l'Unione Sovietica era prossima alla distruzione. Di conseguenza la CIA non sarebbe più stata utile e quindi avrebbe perso qualsiasi potere. Solo un'arma potente come il Metal Gear avrebbe fatto guadagnare potere all'Unione Sovietica. Jin però aveva altri piani e voleva usare il Metal Gear per armi For severe. you're about to witness the creation of my new world. A questo punto chiamò il suo contatto in Unione Sovietica, il maggiore Ocelot, e venne a sapere che il Cremlino non avrebbe agito. Jin poteva portare a termine il suo piano senza nessuna interruzione da parte loro. Ocelot in qualche modo era riuscito a tenere a bada l'Unione Sovietica per conto di Jin. Ma perché? Lo scopriremo dopo. In ogni Metal Gear, Ocelot agisce per vie misteriose. But you do realize you're betraying your employer, don't you? Just what is it you've got in mind? You're not using me, are you? No matter. We'll meet again. In a new world. One of my own creation. Until then, my friend. Ocelot. La chiamata fu interrotta dall'arrivo inaspettato di Null, ancora furioso per non essere riuscito a portare a termine il suo compito, ovvero eliminare Big Boss, la sua preda. Stand down, Null. Not yet. He lives. I have not completed my mission. Why won't you die, Snake? Out of my way. I'll kill him. I must kill him. I must kill. Ma Jin glielo impedì. You will follow my orders, perfect soldier. I am your commander. Take him to the preparation chamber. Intanto Elisa riuscì ad avvicinarsi a Big Boss. E abbracciandolo usò i suoi poteri per parlargli telepaticamente. Disse che aveva avuto una visione. La visione di lui che distruggeva il Metal Gear. Quindi gli rivelò dove era stato portato. E gli supplicò di fermare Jin. Dopo poco tempo una squadra speciale riuscì a liberare Big Boss, dimostrando ancora una volta quanto fossero legati a lui. You came to save me? You didn't even know if I was still alive. Why'd you put yourself in danger like that? Because you're our boss. All right, let's get out of here. I know where Metal Gear is. Our business here is finished. Roger that, boss. There's a passageway up ahead that's only lightly guarded. Ma poco dopo vennero scoperti da Cunningham. Quest'ultimo voleva sapere dove fosse l'altra metà dell'eredità dei filosofi. E per forzare Big Boss a confessare, iniziò a sparare i suoi compagni. All'improvviso però entrò in scena Elisa. Che portò Big Boss al sicuro da Campbell. Just out of curiosity. Go, Snake. We should check on the location of the plant while it's still dark out. The lights should tell us exactly where it's located. Right. Una volta rimesso, Elisa guidò Big Boss all'impianto in cui era stato trasferito il Metal Gear. Riuscirono a trovare il Metal Gear Raxa, ancora incompleto, e mentre progettavano di farlo saltare in aria, fece la sua comparsa Jin e i suoi uomini. You're not getting away from me this time, Snake. As a token of my appreciation. Jin risvegliò la seconda personalità di Elisa, la potente Ursula. What? Wake up, Ursula. Elisa. Ursula. Shoot me. Elisa, what are you talking about? Hurry, Snake. You have to shoot me before Ursula awakens.
Shoot now! I'll kill you, Snake. Kill you before you spawn your accursed snake children. Che con i suoi poteri mise in movimento il Metal Gear. Big Boss riesce a distruggere Raxa, creando sgomento nelle fila di Jin, che vedendo svanire il sogno di costruire la propria nazione, gettarono le armi. Tutto sembrava essersi concluso, ma Jin non sembrava preoccupato. Wonderful! You destroyed my Metal Gear. Why, Snake? Whatever do you mean? Infatti poco dopo entra in scena Sokolov, presentandosi come Ghost, e avvertì Big Boss che Raxa era solo un modello per collaudare il vero Metal Gear. That was not the ballistic launch Metal Gear. That was Metal Gear Russia, produced for performance evaluation. It was a test model. Test model. That's the real Metal Gear? Yes. Russia was a decoy. Ursula bought us plenty of time. Jill, prima di andarsene, tenne un discorso volto a soggiogare le menti dei soldati. Soldiers, hear my words. The Cold War will soon be over, for the United States and the Soviet Union no longer have the strength or the authority to shape the world as they see fit. Even as America sinks deeper into the quagmire of the Vietnam War, her allies in the West have achieved tremendous economic growth. And with the collapse of its planned economy, Russia can no longer keep up with the financial demands of her vast army. But the end of the Cold War does not mean that peace will follow. Freed from the domination of the world's superpowers, nationalism will soon be the driving force behind global politics. And the ever-widening gap between rich and poor will fan the flames of hatred between nations. Nuclear weapons will slip from the superpowers' grasp and spread throughout the world. Soon, no one will know when or where the nukes will come from. Today's ally may be tomorrow's bitter enemy. Or worse, the time may come when soldiers of the same country will kill their brothers, just like you are now. Who of you can say that tomorrow you won't be aiming your rifles at your neighbors, your comrades, your families? Stop it, Jean. Is there no one who has a grudge against you? No one who mocks you? No one who really needs you. Is there truly no one out there who would kill you? One of my men is standing amongst you right now. His instructions are to kill you, for your enemy is standing right beside you. There he is. You see enemy? Humans are fragile, foolish, violent creatures. See for yourself, Snake. See what mankind truly is. Snake, look out! Una volta riunitisi con Campbell, quest'ultimo suggerì di andare al silo di lancio. Mentre Big Boss cercava un modo per penetrare nel silo, venne improvvisamente fermato da Null, scappato ancora una volta dalla capsula per completare la sua missione. I found you. Tell me, why are you still alive? This world is full. Null era furioso. Un solo incontro con Big Boss gli aveva insinuato pensieri contrastanti. Why do you still live? What do you hope to accomplish by living? All'improvviso Big Boss ricordò chi fosse. I know your name. It was 4 years ago in Mozambique.
There was a child soldier fighting with a guerrilla group in the struggle for independence. Then he'd prey on them with the cold cruelty of a hunter. He spoke a little German, so his enemies called him Frank Jaeger, the Frank Hunter. No, I am the perfect soldier. Where I exist, there are no other soldiers. So I don't need a name. I am Null. And when you're dead, I can go back to being Null. E dopo la battaglia, anche Frank ricordò. I remember now, Big Boss. I was raised by adults to be a tool of war. But you defeated me. Watched over me. I'm sorry. I had no idea they'd subject you to this. It had to be the philosophers. You're always there to save me. You help me fill the void inside. Let's get going. It's time to blow this place. Subito dopo, Big Boss riuscì a entrare. E una volta dentro incontrò Cunningham. Che rivelò a Snake i suoi veri piani. All right then, Snake. I'll explain it to you. I don't answer to G. What? Lui lavorava per il Pentagono e il loro piano prevedeva che Gene utilizzasse il Metal Gear contro l'Unione Sovietica in modo da screditare la Fox e la CIA. Così il Pentagono avrebbe ripreso il dominio delle decisioni militari americane. Un conflitto interno, insomma. Screditare la CIA e guadagnare potere, anche se questo probabilmente avrebbe causato una guerra nucleare. What do you think you're doing, Snake? Don't tell me you're doing it for the Russian soldiers here. I can't let you use Metal Gear. I'm doing this out of loyalty to myself. I'm not gonna live my life the way the boss did. Have it your way. Now you're a real traitor. Why, Snake? Subito dopo si diresse quindi nel centro di controllo per annullare il lancio del Metal Gear. Qui vi trovò Gene, circondato dai cadaveri dei suoi stessi ingegneri. Pieno di sé, rivelò Big Boss il suo vero piano. Attaccare il Pentagono e la base della CIA, i due luoghi dal quale i filosofi tiravano le fila. Il suo scopo era quello di liberare l'umanità dall'influenza dei filosofi. If Russia isn't the target, then what is? Virginia, USA. The CIA headquarters at Langley and the Pentagon. The philosophers' twin layers will be obliterated. My goal of building a new nation of mercenaries with only the most capable soldiers is real. I will accomplish what the hollow shell of the philosophers could not, with a superior breed of soldier. Governare e riunire il mondo, sfruttando lo strapotere bellico. Queste erano le intenzioni iniziali di Gene. Big Boss lo accusò di essere solo un altro folle dittatore e ingaggiò l'ultimo duello con lui, riuscendo a vincerlo in battaglia. It seems you are the true successor of the boss. How do I stop Metal Gear from launching? Don't bother. Once the launch countdown has started, there's no way to stop it. And take this with you. What's this? The equipment, personnel, and funds I amassed in secret to build Army's Heaven. Why are you giving me this? Because you and I are the same. Someday, you'll be glad you have it. You are the true successor. Be loyal to yourself. Go forth and find your own calling. Gene! Intercontinental Ballistic Metal Gear non poteva essere fermato. Tutto sembrava perduto quando gli uomini di Big Boss, con un ultimo gesto di gratitudine, riuscirono a disturbare la manovra di lancio, tanto che il Metal Gear esplose nell'atmosfera.
Avevamo lasciato in sospeso un piccolo evento, a prima vista forse insignificante, ma in realtà si tratta di un evento centrale, il coinvolgimento di Ocelot in questa operazione. Dopo i titoli di coda, infatti, si assiste a un filmato in cui ci viene mostrato Adam, appunto Ocelot, tendere un'imboscata al direttore della CIA. Il suo obiettivo? Recuperare la prima metà dell'eredità e recuperare i file contenenti i nomi dei filosofi. What the hell are you doing? You're not planning to betray the philosophers, are you? Betray? No, I'm not going to betray them. I'm going to end them. Then we'll take back what you stole from us. We will carry on the spirit of the true patriot. Ma perché Ocelot tradisce i filosofi americani? E perché fa riferimento plurale? Con chi o per chi lavora? Beh, ragazzi, presumibilmente il giovane Adam rimase colpito dallo spirito genuino e dalla determinazione di The Boss. E come lui, anche i vecchi membri della Fox, Sigint, Paramedic e Zero. Di conseguenza, si erano riuniti in suo nome, con il compito di distruggere i filosofi e compiere il volere di The Boss. Si pensa che la metà che stava cercando Cunningham fosse in possesso proprio di Ocelot. Probabilmente l'aveva recuperata durante il trambusto dell'operazione Snake Eater. Quindi, il nuovo gruppo, formato da Zero, Sigint, Paramedic ed Ocelot, possedeva l'intera somma messa da parte dai filosofi. La famosa eredità. Ora bastava coinvolgere Big Boss e la sua fama leggendaria nel progetto, per puntare davvero in alto, per fondare una nuova organizzazione. Il nome di questa organizzazione lo lascio immaginare a voi, in attesa di rivelarlo io stesso nei prossimi video. Un abbraccio ad Amska. Is Metal Gear Solid Portable Ops considered canon or not? That is a very difficult question. For Portable Ops, I was a producer, but I didn't write the story myself, so some of the details are a bit off. The main storyline of Portable Ops is part of the saga, is part of the official Metal Gear timeline, whilst some of the small details that are in Portable Ops are outside the saga, are not a part of, let's say, the main timeline of the